Ultimi preparativi in casa Michela Fanini in vista dell'edizione 2024 del Giro della Toscana Internazionale Femminile di Ciclismo che si correrà dal 29 agosto al 1 settembre. I responsabili dei vari gruppi dell'organizzazione sotto la direzione di Patron Brunello Fanini si sono ritrovati all'Hotel Country Club di Capannori per discutere degli ultimi dettagli. La manifestazione che quest'anno, oltre all'indimenticabile campionessa Michela Fanini, ricorderà anche mamma Giulietta, è praticamente pronta. Ci saranno 4 tappe, 2 con arrivo in provincia di Pistoia, 1 nel Fiorentino e 1 in Lucchesia. E molte novità per quanto riguarda le iniziative collaterali, su tutte la presenza come madrina dell'ex ciclista Mara Mosole e come ospite speciale di Francesco Moser. Siamo molto soddisfatti, quest'anno è il 30° di Michela, quindi vogliamo fare un giro ancora meglio e ci sarà un ricordo particolare anche per mia moglie Giulietta. Ci impegneremo tutti a fare qualcosa di spettacolare. Abbiamo la Mara Mosole come madrina del giro e Moser che ogni giorno farà la sua presentazione dei suoi libri, venderà il vino e per 4 giorni sarà con noi. Per fortuna ci sono tante persone che comunque ci danno una mano durante l'anno perché a livello organizzativo, quindi permessi o cose del genere, ci pensa sempre Brunello, no? Perché mio padre è il numero uno. Però se non avessimo tutti questi volontari che ci seguono, che ci danno una mano, a partire voglio dire dal gruppo che io ho creato 20 anni fa, il gruppo De Jolly, che è il gruppo che si occupa un po' di risolvere i problemi dell'organizzazione, quindi una volta una cosa, una volta l'altra, sarebbe difficile. Poi tra l'altro nel gruppo dell'organizzazione tante persone arrivano anche da lontano, un po' da tutta Italia. Sì, infatti, grazie di avermelo ricordato. Il Giro della Toscana sì, è una corsa in ricordo di mia sorella, però negli anni si è proprio trasformata in una grande famiglia che nessuno vuol mancare. Siamo pronti addirittura d'arrivo e dovremmo fare una bella cosa quest'anno. Veramente una bella cosa. Non solo noi, ma tutto il gruppo è pronto e non vede l'ora di iniziare, anche se mancano 2 mesi praticamente. Si aspetta tutti la partenza con l'entusiasmo che sempre ha animato il nostro gruppo.